a vedere se riusciamo finalmente a uscire da questo incubo. Qua non c'è più niente da poter La prendere. nostra stanzetta. Livellare non posso livellare perché... Però ho una chiave per una madonnina. Esatto. Che abbiamo preso nell'ultimo capitolo. Sì. Quindi io direi di... Vai. Aspetta che c'è... Non c'è più nessuno. Affari interni, trascrizione interrogatorio 13 marzo 2013. Investigatore, sai perché qui? Perché voi altri non sapete fare il vostro lavoro. Hai avviato un'indagine non autorizzata usando risorse del Dipartimento di Polizia di Crimson City. Inoltre ci sono segnalazioni di minacce, intimidazioni e violenza fisica. Addirittura gli schiaffi sono volati. Madonna mia, così proprio. Sono volati gli schiaffi. Che cazzo fai? Domandi. No, che cazzo fai? Mica mi domandi. Ma ti spacco il culo. Mica che ti conosco a te che sei un bagliacissimo. Allora, se aveste delle prove mi avreste già sequestrato pistole distintive. Ovviamente è stato abbastanza attento, altrimenti le avremmo. Ma le teniamo d'occhio. Non siete i soli. Cosa vorrebbe dire? Continuate a tenermi d'occhio e lo scoprirete presto. Continui a bere così e non ci sarà bisogno. Quindi siamo anche un alcolizzato nel mentre. Ho esatto, del lavoro da si fare. Beve alla grande. Abbiamo finito qui per ora, ma sta camminando sulle uova. Si è rotto. Altro incidente ha chiuso. Avrò chiuso quando sarà finita. Si è rotto. Il castellano si lascia la stanza dell'interrogatorio. Ok, vabbè. Yeah, ok. Siamo anche... Ok. Che è successo? No, io voglio andare a prendere Madonnina, però. Dai, cos'è? Sono partiti tutti. Sono partite tutte le Madonnine. No. Vai. A caso. Gel. Ma vaffanculo. Due addirittura, manco uno. Allora uno lo uso a gasto prezzo. Qua potevamo prendere qualcosa, vediamo che abbiamo lasciato. Sì, però è fastidiosissima sta cosa. Sono impazziti tutti. Effettivamente è... Impazziti tutti. Oh, mi fai prendere sta roba? Vabbè, ne ha preso uno solo. Ma perché sei pieno? Sì. Me ne ha fatto prendere uno solo. Allora, non posso livellare ovviamente, vero? Oh, prova. 10.000 forse. 10-11.000. Non so cosa possiamo fare, ma considerando che è l'ultimo capitolo, bah, non so. Vedici qualcosa di interessante. Non so se è possibile. 14.000. Sì, si può. Cosa proviamo a fare? Boh, guarda nelle armi. Armi, allora, questa è la Magnum. Allora, la pistola normale 20.000 per avere quella roba lì. 4.000 tempo di ricarica, allora. Capacità di caricatore. Ma il tempo di ricarica non lo vedo una gran cosa, cioè ci mette già abbastanza poco. Pompazza 7.000 per due colpi in più dentro. Beh, neanche malaccio. O aumentiamo il danno critico del 10%. Effettivamente il pompazza lo usiamo parecchio, eh. Se no c'era questo, ne mancano 1.300 per il moltiplicatore del danno. E anche quello non è male. Cosa faccio? Non so quanto gel troviamo, e soprattutto quando troviamo un'altra livellata. Cioè, magari non la troviamo per un bel po'. Danno critico? Dai, vai, danno critico. 4.000, cosa possiamo fare? Credo niente. Corpo a corpo, no, ce ne facciamo niente. Siringa no, quello no. Armi, nulla. Puoi fare il tempo di ricarica della Magnum, ma chi se ne frega. No, è della Magnum la precisione. Vabbè, tanto non lo stiamo praticamente usando. Piazzagli su un po' di questi, dai. Aumenta la portata del danno. Tempo di ricarica no. Dai, va bene.
va bene così. Via. Esplosivo. No, vabbè, bene così. No, 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 vai avanti, vai avanti. Seguo l'onda energetica qua. Esatto. Kamehameha. No, te l'ha chiuso però. No, te lo apre, te lo chiude. Leslie! Capito, questo è vero o è un sogno sto cristiano? Di qua. Ah, cioè, è fa anche l'altezzoso di qua, coglione, dai. Attenzione, anche guida turistica. Esatto, ma non so. Ma con quale velocità è arrivato lì in fondo? È velocissimo. Penso che sia l'unico che sia, diciamo, non... Ehi, aspetta. Oh, forse non è in grado di resistere a Rubik. Boh. Allora, aspetta. No, che... dove sei andato? Dove sei andato? Sto cercando di capire. Leslie, dove sei andato? Se c'è qualcosa da prendere, ma non mi sembra. No, parlavo con Leslie. Allora, qua si va a destra. A destra. E lì è basta. Sì. Ho detto, si magari c'è da scegliere destra o sinistra, invece no. Acqua. Aspetta, va, che ho già sentito puzza di... Chiappettamento di quelli... Gli incappettamento cattivo. Allora, niente. Niente, niente, niente. Niente. Non ti vogliono dare nulla. Non sono ste vasche. E boh. Criogenesi. Criogenesi. D'accordo, dove mi stai portando? Allo zoo. Allora, destra c'è, eccolo. Lui. A sinistra niente. C'è una cosa. Vai, andiamo da Leslie. Leslie Nissan. Acqua. Acido solforico. Addirittura. Allora, ok. Qua non c'è niente da prendere. Tremato. Credo che io non debba guardare da nessuna parte. Devo solo seguire lui. Probabilmente. Quale scatto? Quale agilità? Di qua. Sta per crollare. E noi siamo agili veramente come... Ecco. Sebastian! Leslie! Mica è volato su, tipo. Perfetto. Ok, siamo morti. No, niente, siamo sopravvissuti anche questa volta. Niente, ci siamo fatti un'altra dormitina. Che per la serie la città verrà distrutta all'alba. Esatto. Il beacon, proprio come ha detto Johnson. Capitolo 15, il male dentro. Esatto, il beacon. Eccolo qua, quindi torniamo da dove tutto è iniziato. Il beacon. Il beacon. Allora, non c'è niente da prendere. No. Sembra. Però qualche madonnina. Ma no, niente. Guarda, ma che agilità questo uomo, veramente. Mi spavento. Che fa? Si teletrasporta? Ma questa roba si può rompere? Sì. Cervelloni. Ce n'era un'altra o ho visto male? Io ne ho visto solo uno. Fammi vedere che c'è qua attorno.
Niente. I vasi si rompono tipo. No, si sfonda una mano secondo me. Entro? Sì, eh. Voi non vi rialzate, sì. Vero? Wow, una bruciata. Eh no, vedi, non me li fa neanche tipo bruciare. Ok, vabbè. Allora, là c'è un gelo. A questo punto guarderei anche di qua. Sono tutto morto. Ma cos'è? La canzone di Rocky 4, per esempio. Una versione un po' interpretata. Pronto? Frango? Pronto? Sì, eh? Frango? Oh, qualcosa c'è. Allora, colpito, qualche colpetto. Giallo. Mille è sempre piacevole. Senti, ma tanto è gratis, no? Non serviva, ma vabbè, così sono. Così non gliel'ho lasciato sto gioco di merda. Non ci verrò mai più. Ma vaffanculo. Hai dato gioco di scusa. No, giusto? No, vai. E dove vado? Eh no, lì è dentro la stanza, c'è la porta. Dov'è? Ah. Già. Dio, uomo! C'è qualcosa che non va! Uomo! Perché vedi, 20 anni fa vedevo mamma e papà dentro una scatola. No, madonna mia, ti prego. Sono un bambino! Però la sai! Un bambino! Vabbè, certo, tu chi è che non la sai? Vabbè, forse chi è tanto giovane. La lampada ce l'abbiamo accesa, sì, devo scendere. Direi. Comunque, vai giù. Ma vai giù, ma vedi che sei proprio tra l'imbecille e il deficiente proprio. Perfetto. Il personaggio più insultato dei videogiochi. Sei una via di mezzo tra l'imbecille e il deficiente. Sei un bellicente. Un bellicente. Che vedo la luce. Allora, l'ultima volta qua, se non mi sbaglio, è uscita Anna dai capelli rossi che ci ha incaprettato malissimo. Esatto. Ricordo queste strade come se fossero ieri. Io sento la voce di qua. Cosa c'è qua? Piacere. Roba. Ah, è cosa? Rabbia. Estasi. Il tutto fuso in un unico assordante rumore, finché l'oscurità non è stata squarciata da luci brillanti. Il dolore, il rumore e la luce si sono uniti, prendendo forma. La forma di un posto che conosco bene. La mia prigione. Mico. Casa. Sei tu che l'hai voluto. Allora, se vi capita di vedere Rocky 4, questa musica qua sotto è veramente quando sta per andare a combattere contro Ivan Drago. Addirittura. Allora, posso andare qua che c'è il gel. Beh, vai di dove c'è il gel. E a sto prezzo te ne vai poi dall'altra parte che non sei ancora andato. Questa che fai, non la provi? No, qua è da dove sei arrivato. Sei sicuro? Sì. Dovevi andare a destra. A destra non sei mai andato. A destra non siamo mai andati. Andiamo anche a destra. No. Aspetta che qua, aspetta, ho visto della capretta che... No. Della capretta. E si scende.
Perfetto, oh, madonna, che è sto schifo? Ma posso risalire? Non so. Ho visto che però c'è una scala per scendere ancora, però vabbè. Scendi, scendi tipo nella melma, sì sì. Però guarda se c'è qualcosa. No, non mi fa andare. Eh no, lì c'è la scala, è subito lì dove... qua. Però scendi dopo, aspetta che c'è della roba magari. È nella melma. Ah, dici proprio qua, nella melma qua? Oh, guarda. Alla ricerca della melma perduta. Vedi? Il gioiello della mer... della melma. No. Ho solo messo la testa dentro e c'era solo quello? Esatto. Beh. Non è vero. Dai, un 1000 non è che fa schifo, eh. Basta così? Ma dai, ma veramente? Ma la povertà proprio. Vabbè, dai. Vabbè. Cioè, ho buttato la testa in mezzo alla melma per 1000. Allora, qua non posso andare. Nel frattempo lagga come se non ci fosse un domani. Sinistra? O destra? Destra vado. Sinistra. Esatto, secondo me c'è della roba a sinistra. Grande. Oh, là. Non fa mai schifo. Via. Fiumi di parole. C'è Leslie, eccolo. Fiumi di Leslie. Dai, Leslie. Yeah. Minchia. Però, cioè, fai il bravo bambino. Allora, aspetta. Dove siamo? Setandomi da tanto. Praticamente non ho più un cazzo. Questa non è la strada principale, immagino. No. No, però tutto sommato non c'è neanche andata male. Gli armadietti non si possono aprire. E quindi se ti sta dando tutto sto gel c'è ancora un posto per livellare, diciamo, quindi magari riusciamo a portarci a casa il pompa ancora più. Allora, in teoria io dovrei andare qua perché devo togliere. Ma prova a esplorare indietro, vedi se c'è qualcosa. Ma fa pure. E che roba è questa? Nota recente. Sogni ancora di scappare? Che cazzo è una... Sogni ancora di venire qui alle Barbados insieme a noi? Mi raccomando, non fa... Ti no, sembra no, così reale? Non ci venire. Senso ha sognare se il tuo corpo è bloccato qui e non si può muovere? Effettivamente. Tra parentesi, con solo una pastiglia di cocaina che hai preso l'altro giorno. E via, qua si entra. Via. Allora, va bene qua. Ma perché mi dovete chiudere le porte? Ma fatevi i cazzi vostri. Ma perché fa corrente. Allora, Leslie è qua nel... No, non è vero. No. Però io posso scendere qui nel... Nella melma, magari c'è qualcosa di bello, di buono. C'è qualcosa di melma tra di noi? Che non puoi vomitare mai, ai. Nemmeno se... Ok, non c'è niente. Non c'è niente. Tutto questo schifo e neanche un vasetto per me. Neanche un vasetto. È tutto il giorno che non mangio. E adesso? Ma qua si concede... Si va ancora? Ah, ma qua sta tornando però indietro dove stai andando prima. Sì? Sì, dove fiumi di parole. Ah, ma io proprio mi perdo. Presumo, perché se no... Cioè, no, il problema adesso è... Ah, salgo da qua. Sì, cioè... Vai fino al fondo, tipo lì, che magari ci sono tipo 20.000 di gel. No? Pensa. Se fosse... E se poi te ne penti? Se poi te ne penti, qua c'è una porticina. No, sulla tua sinistra, prima di questa porta qua, c'era un'altra con un lucchetto, tipo questa qua. Vedi? Ma che fai? Non gli vai a dare un'occhiata mentre ci siamo? Che lui colpisce, tra l'altro, coi pugni. Quindi, ragazzi, se avete bisogno, avete perso le chiavi del vostro lucchetto? Tranquilli. Esatto, se c'è il lucchetto della bici, chiamate Castellanos, che lui ha a suon di pugni. Esatto. Ma qua posso passare? Un pugno? No. Ed esplode tutto. Però vedi che mentre qua
c'è qualcosa di interessante. No, due colpi della roba, c'è tutto sto casino per due colpi del cecchino e basta, che non possiamo neanche prendere. Perfetto, e va bene. Io pensavo in qualcosa di un po' più eccitante, eclatante. Mamma mia, comunque la resistenza di questo personaggio, ragazzi, è qualcosa di... Ma l'abbiamo anche potenziato. Pensa. Quanti vasetti di melma ci è costato sta roba? Queste stelline molto... Esatto, non Russia. È vero, stiamo dicendo la stessa cosa. Don't see the free me, the free me, the free me, the free. Allora, è tutto, è comunque, è basato su una storia vera. Esatto. Tutto basato su una storia vera. Voglio casa mia. Andiamo a entrare. Aspetta, qua è fresco, eh. Qua sento, sì, la freschezza di Coccolino. Qui si sente, eh. La freschezza di Coccolino. Super amor. Aspetta, guarda che scatto. Guarda che scatto sulle scale. Non si stanga come si stanga sul dritto. Guarda. Tutte d'un fiato. Che uomo. Che fisico. Madonna, ragazzi. Allora, vado in fondo a questa perché ero in fondo. Allora, aspetta. Scegli la porta A o la porta B? Ah, boh. Questa, dai, che sembra che ci sia roba dentro. Sembra che ci sia roba dentro, così a caso, perché ha visto... Così, perché ho visto le luci. Allora, controllo prima... C'è un cazzo. Lato sinistro. Ah, vedi. Qualcosa c'è. Colpi. Registrazione. Quando compresi che Jimenez mi aveva tradito, era ormai troppo tardi. Pezzo di merda. Mancava poco. Lo sapeva. Ero troppo concentrato per notare l'arrivo di quelle persone. Altrimenti non avrebbero mai superato le mie trappole. Il loro macchinario è una degenerazione del mio. Ciò che avrei dovuto creare io. I miei dati, i miei strumenti, le mie teorie, la mia mente... Piazzato il mio guscio con una nuova dimensione di tormento. E vabbè. Beh, una bella vita, insomma. Allora, mi sono portato una sedia a casa che mancava. Beh, quella ti serviva perché, insomma, se c'è qualche ospite, sai che è inaspettato, gli apri la sedia pieghevole, vieni, si siede. Castieco, sangue arredatore. Esatto. E qua mi sa che si continua. Allora, ascensore, parete, parete, ascensore. A questo punto. Ah, così, automatico. Va da solo, sì, sì. Non hai voce in capito. Madonna, e quanto è il grattacielo? Le Twin Towers. Le Twin Towers fatte però a gamma Johnny. Attenzione, diventa buio. Ok, qua diventa ambientazione differente. Eh sì, è un altro piano. La valigetta mi piaceva, sembrava ci fosse, potesse essere, che ne so, l'arma definitiva. E invece. Ma chi è che chiude le porte in sto locale? Ma cioè, avete paura che... entrare. Oh, allora, aspetta che qua piove. Sicuramente c'è della roba imboscata. Ste, aguzza la vista qua. Aguzzo, sì. Ah, qua c'è una porta che c'è scritto non entrare e invece noi sti cazzi. Io vaffanculo. Ah, così proprio, usciamo, scendiamo malamente. Chissà che cosa c'è qua sotto. Il nulla. Perché sennò arrivi lì e muori, tipo. Guardalo. Tutta sta strada detto. Per 500. L'ho detto, smetti di correre perché arrivi lì se c'è qualche cosa che non va. Ah, per lui c'è sempre qualcosa che non va. Frammento di mappa, inutile. Eccolo lì.
Tra l'altro nessuno ci ha ancora risposto nei commenti perché il frammento di mappa. Comunque mica 5.000 non male. Hai visto? E ne è valsa la pena. Guarda, guarda che stile, guarda, esatto, che stile. Tutto di un fiato, tutto di un fiato. Dai che ce la fai, dai che ce la fai. Muore subito sopra. Eh no, non ce l'ha fatta. No, non ce l'ha fatta, è per morire. Colpa mia che gli ho fatto dare due craniate sul vetro. Esatto. Allora, questo era a posto, quindi proseguo. Destro o sinistro? Però stavo scegliendo. Stavo scegliendo il labirinto. Eccolo. Leslie, però un po' di sole. Cioè, sei tutt'uno con i capelli e il camice. Non si capisce se ti sei calato nella farina. Leslie. Guarda che fai differenza di colorazione. Che voglia di vivere questo. Niente, si entra. Così, ma entriamo anche noi. Niente, continua a laggare tutto. Ecco, mi sa che dovremmo arrivare lì sopra, come nei migliori film. A questo punto non dovrebbe esserci una scritta checkpoint, per esempio. Tipo, dopo varie peripezie, alla fine poi arrivi all'ultimo piano, ammazzi tutti e torni a casa. Dice qualcosa? Sì. I pezzi, tipo. Apriti, sedano. Apriti, coriandolo. Ok. Checkpoint, visto che l'hai detto che volevi il checkpoint. Cosa facciamo? Ci salutiamo qua? Facciamo qua, si può salvare per caso da qualche parte, se ne esce dalla musica per caso. Non c'è niente. Aspetta. Quando ci sono queste porte qua di solito. Infatti. C'è uno specchio. Ci sono dei fiammiferi. C'è una notte. No, posso salvare qua. Si può salvare, bastardi, hai capito? E puoi anche livellare, hai visto? E poi. Ah, hai capito, no? Quindi non vado più a prendere la saletta, esatto. Livella, dai. Ah, livello? E che livello? Sì, c'ho 14.000, esatto. Non posso livellare niente. Vabbè, non possiamo fare niente che del pompa, tipo il critico lì, il danno, il moltiplicatore. Ce ne volevano 16.000. Aia. Cazzo. No. No. 16.000, sì. Naccia. Vabbè, dai. Potrei aumentare la capacità del caricatore di questo nel mentre. Sì, dai. Oppure aspetta, la riserva. Munizioni per la pistola era al massimo. Munizioni per il fucile di precisione. Potremmo aumentare queste a 10. Vabbè, visto, dai, che 6.000, cioè, sta per finire il gioco. Vaffanculo, tanto. Fiammiferi, perché non metterne 30? Prego. No, vabbè. L'unico è le munizioni del fucile a pompa, ma costa troppo. 15.000. Ma infatti. Allora, dicevamo. Le abilità non possiamo fare, mi sa, niente. Ci sarebbe lo scatto. Attenzione, 2 secondi più sprint. Quella SP che cosa sarà? Non lo so. Questo l'avevamo messo al massimo. No, ma scusa, nelle armi, nel pompa io metterei la capacità del caricatore. Dai, vabbè, 7.000 è tanto però, eh. Per due cartucce. Sì, a sto punto aumentiamo o il moltiplicatore del danno o il danno critico. Danno critico con 18.000 lo porti al 50%. Se no, vabbè, con 16.000 passi al 160% di danno. Quello è buono. Dai, allora che aspettiamo, eh. Bene, aspettiamo. Quindi, ragazzi, cosa facciamo? Ci salutiamo? Sì, salva e ci salutiamo qui, dai. Va bene. Allora, io mentre salvo, Stefano fa i saluti. Esatto. Bene, ragazzi, grazie per aver visto questo video. Se no, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, lasciate un like, fate iscrivere i vostri animali domestici, il cugino Capitano Strae. Tutti quelli del vicinato. Non sei abituato a fare la chiusa. Esatto. Esci dalla porta, suona il tuo vicino e di iscriversi. Like, commento per l'algoritmo e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Ciao.